Prosegue la rivoluzione in campo fiscale che dall'inizio dell'anno coinvolge le piccole e medie imprese. Il 1 gennaio del 2019 abbiamo dato corso alla fatturazione elettronica, dal 1 gennaio 2020 entrerà in vigore l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi. Novità che è già effettivamente entrata in obbligo dal 1 luglio 2019 per tutti quei soggetti che hanno avuto nel 2018 un volume d'affari superiore ai 400.000 euro. Questa ha riguardato una platea limitata di contribuenti. 1 gennaio 2020 vedrà coinvolte tutte le piccole imprese, per cui tutti coloro che oggi si vedono obbligati ad emettere scontrino fiscale e, attenzione, anche ricevuta fiscale. In capo all'esercente sostanzialmente un obbligo limitato e un fastidio limitato, nel senso che facendo la semplice chiusura di cassa, il dato che la chiusura di cassa produce viene inviato direttamente all'Agenzia delle Entrate. Cosa fa Confcommercio Mantova per le imprese? Innanzitutto ha stipulato una convenzione dedicata a tutte le imprese associate che permette a tutti coloro che devono cambiare il registratore di avere uno sconto dedicato. Non dimentichiamoci che anche l'Agenzia delle Entrate concede un credito d'imposta del 50% del valore del registratore di cassa fino a un massimo di 250 euro sull'acquisto del nuovo registratore. Per essere vicini alle imprese abbiamo però pensato di fare una serie di seminari, il primo dei quali sarà fatto in sede a Porto Mantovano il 1 di ottobre alle 14, dove cercheremo di dare ai nostri associati e non associati, il convegno è aperto a tutto il mondo delle imprese, tutte le informazioni necessarie per affrontare questo cambio. I nostri incontri saranno fatti poi anche sul territorio, per cui partiamo da Porto Mantovano, poi andremo a Suzzara, ad Ostiglia, a Viadana, per essere vicini agli associati e non associati e per permettere loro di affrontare con serenità il cambio.